Social. Bentornati amici di Live Social, non ci stanchiamo mai di tenervi compagnia dal nostro salotto fatto di storie e ospiti sempre nuovi. Quest'oggi è qui con me un consulente finanziario. Do il benvenuto a Fabio Ceotto. Benvenuto Fabio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto secondo me c'è bisogno di fare una bella introduzione sul vostro ruolo professionale. Qual è il ruolo del consulente finanziario e a che cosa serve la consulenza? Il consulente finanziario è quella figura professionale che ha come obiettivo quello di affiancare le persone che lui segue nelle scelte di investimento per il raggiungimento degli obiettivi che le stesse persone hanno con il loro patrimonio, ma soprattutto per la tutela del patrimonio stesso. E soprattutto in momenti come quello attuale è un argomento particolarmente sentito dai risparmiatori. Certo, ecco, come mai il momento attuale impatta così fortemente sulle scelte finanziarie? Ma è sempre un gioco di razionalità e di emotività. Negli ultimi 20 anni, e questa è la mia esperienza che me lo insegna, abbiamo ahimè attraversato più volte crisi finanziarie, non magari di questa portata, che si avvicina a quelle del 2008, ma tanti momenti alterni di tensione e di alternanza. Sempre, in ogni momento, alla fine c'è sempre stata della difficoltà da parte del risparmiatore nell'interpretare o nel cercare di meglio capire la situazione che in quel momento lì sembrava essere la peggiore di sempre e che da quella situazione non ne saremmo più usciti. E questo è un po' un punto fermo. Ecco, se oggi l'elemento esterno che ha condizionato il forte rallentamento di oggi è un fattore esterno a quello che è l'aspetto economico, perché è un elemento sanitario, possiamo però definire che il virus finanziario, se così possiamo battezzarlo, certo, invece ha delle regole ben precise, mentre quello sanitario abbiamo ancora da scoprire molto e speriamo tutti che si possano trovare quelle soluzioni che tutti auspichiamo. Dal punto di vista finanziario invece il concetto, anche se doloroso, è molto più semplice. Le crisi ci sono sempre state, continueranno ad esserci e da ogni crisi in tempi diversi si è sempre usciti. Quello che il risparmiatore deve avere bene in testa, e qui è importante il ruolo del consulente finanziario, deve avere sempre ben chiaro il punto d'arrivo di quelli che sono i suoi investimenti, o meglio di quello che è il programma dei suoi investimenti che ha condiviso con il suo consulente. Sapere dove andare e sapere il punto d'arrivo è il punto determinante. Certo. E bisogna, a quel punto, questo consente di cercare di essere il più possibile indifferenti alle fluttuazioni di mercato, perché in questo momento qui dobbiamo ricordare una cosa, che il valore delle cose è diverso dai prezzi delle stesse. Non sempre, nel lungo periodo c'è un allineamento tra i due elementi, sembra la stessa cosa ma non lo è. Il valore della cosa è il valore intrinseco di un bene, che può essere uno strumento finanziario, il valore di un'azienda, di una qualunque cosa. Il prezzo invece è figlio di una domanda dell'offerta. In momenti come quello attuale le forti fluttuazioni del mercato portano i prezzi ad allontanarsi dal valore e solo il tempo può consentire il riallineamento dei due elementi. Beh, intanto insomma spiegato qualcosa di assolutamente complesso in maniera super comprensibile, quindi io la ringrazio. E poi mi chiedo, c'è un contatto che possiamo lasciare ai nostri ascoltatori? Perché credo che insomma faccia davvero la differenza affrontare il mercato con un professionista di fianco. Ma è sicuramente così, avere qualcuno che ti può affiancare introducendoti quell'elemento razionale che difficilmente si riesce ad avere. Allora, la pancia porta sempre a prendere delle decisioni affrettate e in momenti come quello attuale le tensioni che ne scaturiscono sono sempre quelle che, se ascoltate, portano nella direzione sbagliata. Noi dobbiamo fare un investimento e dobbiamo fare una programmazione del nostro investimento. Investire vuol dire diversificare e non vuol dire scommettere. È diverso tra investire e speculare. Assolutamente. Ecco, io Fabio la ringrazio tantissimo per essere stato con noi e per averci regalato tutte queste competenze preziosissime in questo momento soprattutto, ma io credo che siano preziosissime sempre.
e invito gli ascoltatori a cercare una sua pagina, un sito, insomma una referenza per contattarla nel caso avessero bisogno di questo tipo di consulenza. Va bene, perfetto. Non ho capito, devo lasciare i miei riferimenti? Se vuole può farlo, certo. Mi si trova su una mia pagina LinkedIn, che è con il mio nome e il mio cognome, Fabio Ceotto, oppure la mia mail personale, fabio.ceotto@gmail.com. Grazie mille per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Buon lavoro a voi e buona giornata a tutti. Grazie, e mi raccomando non scappate perché Live Social rimane sempre qui con voi, con altre storie. Live Social.